tempi a parla ragazzi, qua Max della Giungata, oggi Zona Zole, Zona qui a presentarvi questo mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video veramente speciale, o meglio particolare, diverso dal solito, perché oggi sono qui a presentarvi la mia prima recensione di un giocatore su FIFA 14. Perché dico FIFA 14? Perché l'anno scorso avevo fatto una serie simile sul 13, dove mettevo a confronto due giocatori, uno molto costoso e uno economico diciamo. E appunto alla fine davo i miei pareri su questi miei giocatori e vi dicevo se valeva o no prendere quello costoso e se valeva o no prendere quello economico, una cosa abbastanza tattica. Invece oggi sono qui a presentarvi la recensione di un unico giocatore, quindi andrò ad approfondire magari le caratteristiche di questo giocatore. Qual è il giocatore di oggi? Il giocatore di oggi è Suarez Team, Suarez If, che è uscito nella squadra della settimana del 30 ottobre 2013, dopo aver fatto una tripletta credo con il Liverpool. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere le statistiche di Suarez: 82 di velocità, 87 di tiro, 76 di passaggio, 92 di dribbling, 57 di difesa, 76 colpo di testa. Innanzitutto, in che modo lo utilizzarlo? Ragazzi, per me è l'ideale, è potente utilizzarlo in un modulo che abbia un'unica punta. Ebbene sì, 4-3-3, io intendo 4-3-3 che ha un'unica punta, perché serve la punta di sfondamento diciamo. Quindi lo consiglio di utilizzare per ogni modulo che possiede la punta di sfondamento, che è chemistry style. Metterli ragazzi, io vi consiglio, può sembrare strano, ma quella che vi consiglio di più è regista, tiro, passaggio e dribbling. Se invece volete usarne proprio una da attaccante, vi consiglio Falco, che aumenta velocità, tiro e testa. Invece ragazzi, parliamo un attimo del suo prezzo. Quanto costa Luis Suarez If? Allora, si aggira sia su Play 3 sia su Xbox sui 600.000 crediti, invece su PC su 2.500.000. Quindi credo che se voi state guardando questo video e siete su PC, non credo che voi siate in grado di permettervelo, però dettagli. Comunque ragazzi, innanzitutto una piccola cosa da dire, che nelle prime 3 partite mi ha fatto veramente schifo, ma poi è diventata una bestia. Come vedete, 5 partite 7 gol, significa che in 2 partite mi ha fatto 7 gol, quindi mi sembra abbastanza potente, veramente tanto. E i suoi work rate sono alto e normale. Ma allora ragazzi, andiamo subito a vedere come si comporta sul campo, perché ragazzi vi ho già detto che nelle prime partite non mi era piaciuto tanto, ma dopo ne ho fatti 2 che erano di una potenza che è over 9000 proprio. Comunque no, bando alle stupidate. Oppure sdrogo. No, comunque, allora andiamo un attimo a vedere le sue statistiche. Queste qua sulle sue statistiche, a me in cosa è piaciuto particolarmente? Allora, nei suoi tiri, perché ha dei tiri magici proprio. Nel dribbling, ha un dribbling veramente alto. Nel controllo palla. E poi ragazzi, a voi può sembrare lento su carta, però ha 88 di accelerazione, 90 di agilità e 89 di equilibrio. Quindi non mi sembra affatto male. Mi ha fatto anche dei bei gol, ve l'ho già detto. Comunque ragazzi, alla fine vedrete anche che questo giocatore delle pecche, diciamo, ce le ha. Allora, che magari non sono poco pecche, però poco importa, perché le vedremo alla fine. Ora continuiamo a parlare del presente. Allora, in 2 partite mi ha fatto stragiate, ma che cosa fa anche? Come vi ho già detto, la sua accelerazione è veramente potente, è molto alta. Come vedete qua, ha fatto tipo una cavalcata da schelotto e ha superato tutti, è andato a fare gol, quindi una cosa abbastanza forte. Ma vi ho anche detto che è bravo anche a tirare di mancino, come possiamo vedere qua. Finta di tiro, è rientrato e ha fatto un gran sinistro e ha mandato la palla in rete. Ma non solo ragazzi, non è forte solo nel tiro, perché anche nel passaggio è veramente una bomba. Io consiglio, vabbè ovviamente poi varia a seconda dei punti di vista, consiglio di fare con Suarez dei passaggi filtranti alti, quelli che si fanno con L1 triangolo oppure LBY, quindi boh, è una cosa che consiglio. Ma non solo ragazzi, perché è forte anche nei colpi di testa da calcio d'angolo, può risolvere sì velocemente e facilmente le situazioni, come possiamo vedere qua. Però ragazzi, io ho detto che aveva una pecca. Qual è sta pecca? Non so se si possa definire tale, però prende veramente troppi pali, spesso anche la tira sul portiere. Quindi il tiro è molto bello, ma come potete vedere prende veramente una marea di pali e tira spesso e malvolentieri contro il portiere. Veramente, infatti questa è l'unica cosa che non mi è piaciuta. Andiamo a prendere pali su pali, continuiamo a tirare addosso al portiere. Era queste appunto, erano queste le situazioni con cui mi ero trovato nelle prime 2 partite. Appunto non mi segnava, perché o la continuava a tirare contro il portiere oppure mi continuava a prendere palo. Io adesso ne ho messi solo 3, ma ne ha presi veramente un macello. Ma poi ragazzi, il suo miglior difetto, diciamocelo, è il prezzo. Perché io adesso vi ho fatto vedere prima tutte le parti positive, poi credo che sia l'unica quella che è risultata la sua unica pecca diciamo sul campo. Perché la sua pecca più grande, il suo miglior difetto qual è? È che costa troppo ragazzi, 600.000 per un giocatore simile
Allora, statisticamente parlando si può prendere, ma se poi magari confrontate Suarez con Balotelli, voi come sapete io Balotelli questo gioco, cioè lo amo, è un grande, veramente potente, fortissimo, scusate per la ripetizione di potente, vi consiglio Balotelli, ma perché costa veramente minore, ha un prezzo veramente minore, cioè se Suarez costasse sui 200.000, 300.000 ve lo potrei consigliare alla grande, ma dato che non è così, ragazzi, a me io ve lo sconsiglio. Comunque, ragazzi, allora, detto questo, la recensione è finita. Vi chiedo di essere clementi, perché appunto questa qua era la mia prima recensione di FIFA 14, poi in sé era la mia prima vera recensione. Quindi magari, se potete, nei commenti vi chiederei gentilmente di scrivermi un pregio e un difetto di questa recensione, così che io possa focalizzare i miei punti di forza, diciamo, e di debolezza. Quindi, ragazzi, detto questo, io ho detto tutto e vi ricordo, no, non vi ricordo perché non ve l'ho ancora detto, ragazzi, qual è la magicata che domani pinkpalerò questo giocatore. Volete partecipare al pinkpale? Mi raccomando, seguitemi su Facebook e su Twitter, perché appunto è lì che farò l'estrazione. Non so ancora su quale social network, ma dovrò decidere. Quindi, ragazzi, allora, detto questo, io vi saluto e vi dico potente. Pala, si entra al prossimo video. Bolla!